Una grande soddisfazione, una cittadinanza onoraria a Francavilla, un ritorno in gioventù, visto che lei veniva qui, maestro, a passare le vacanze. Sì, in adolescenza proprio, quindi un ricordo bellissimo di Francavilla, ma io poi sono tornato altre volte, di nascosto, perché venivo a vedere i luoghi dove avevo passato la mia infanzia. Sono andato a Francavilla, poi sono andato a Lanciano, poi sono andato anche a Chieti, adesso infatti vengo da lì. E lì ci sono i luoghi dove io ho passato questi anni bellissimi e terribili, che erano gli anni della guerra, dove siamo stati anche bombardati, dove insomma noi eravamo una famiglia di 35 persone, perché c'erano tutti i parenti, tutti i ci spostavamo e ci siamo spostati in 35 da Francavilla a Lanciano prima, in alberghi di fortuna, e poi in Chieti, dove abbiamo siamo stati ospitati al Circolo degli Amici. E i ricordi sono bellissimi, li ho raccontati in un mio libro che si chiama E se la vita fosse una jam session, perché la verità è quella. Abruzzo, terra accogliente. Abruzzo, terra accogliente, e anche Molise. Lasciatemi spendere una parola per il Molise, perché io pure sono appassionato degli abruzzesi e dei molisani. Lo sappiamo, il mio Abruzzo, una volta l'ho scritto in un libro di Vittorio Sindoni, altro abruzzese, Romeo Abruzzo, e poi noi abbiamo le pecore, le cose, tutta la... Adesso mi manca Anduccio, dove sta Anduccio? Non è venuto ancora, arriverà in ritardo. L'ultima sì, battuta, Francavilla, città che è cresciuta tanto negli ultimi anni. Eh beh, certo, è quasi irriconoscibile per me, devi andare proprio a spulciare, perfino le piazzette che io mi ricordavo grandi eccetera sono piccole e circondate dagli edifici e tutta questa roba qua, certo è diventata un bellissimo posto per passare le vacanze. Cosa si sente di dire al sindaco di Francavilla Luciani? Grazie. Quello, grazie, perché certamente insomma è un bel riconoscimento. Lo ringrazio anche a nome dei miei genitori, che sarebbero stati felici.